amici di Food Golf Magazine, siamo a San Miniato, campo meraviglioso dedicato solo al food golf. E con noi Stefano Cagnoni, che probabilmente per una delle prime volte non è dietro la telecamera, ma è davanti alla telecamera. Allora, ciao a tutti. Stefano, stage della nazionale. E come stai vivendo tu l'attesa? Ormai mancano pochi mesi. E descrivici se poi quello che sarà il tuo ruolo in terra d'America. Ma intanto, appunto, come dici te, l'attesa è snervante, perché appunto non vedo l'ora di iniziare questa avventura. E il mio ruolo sarà quello un po' di papà, diciamo, di tutti i 70 giocatori, e cercare insomma di tenere unita la squadra, cercare di, nel mio possibile, portare informazioni durante la gara, dare qualche piccolo consiglio se serve, soprattutto anche magari psicologico, nei momenti un po' più brutti che un atleta può passare. E poi nel team challenge, nella competizione a squadre, sicuramente tenere i contatti tra i vari gruppi e informare i vari giocatori sull'andamento della gara, insomma. Ecco, tu ovviamente questa aspettativa la vivi da dentro. Io quando sono arrivato stamattina ho respirato un'aria buona, nel senso, tante sensazioni positive, e il gruppo si è amalgamato molto bene. Come stai vivendo questa cosa? Diciamo che questo è il primo incontro, il primo stage della nazionale in preparazione dei mondiali. Sicuramente non sarà facile, perché diciamo rispetto al solito, dove il gruppo della nazionale era composto da 15-20 persone massimo, qui tra giocatori e coach siamo 76 persone, e 76 o 77, adesso non ricordo bene. Non sarà facile tenere unito il gruppo e andare tutti d'accordo, insomma, te lo sai meglio di me, Stefano. In un gruppo dove ci sono tante persone può sempre succedere qualcosa. Speriamo di no, speriamo che l'ambiente sia sempre sereno, sia nelle speriamo vittorie e sia nelle possibili sconfitte, ma speriamo di no, insomma. Stefano, prima di salutarti e di ringraziarti, vorremmo straparti una promessa. Quando sarai in Florida, se ogni tanto ti ricordi anche di Food Golf Magazine, se ci mandi qualche foto, qualche video, ci farebbe molto piacere. Sicuramente quello, cercherò di fare qualche ripresa, qualche cosa dietro le quinte, soprattutto perché per quanto riguarda la gara ci sarà la diretta degli Stati Uniti che faranno, manderemo il segnale in Italia, quindi tutte le gare saranno in diretta. E cercherò io nel mio piccolo di rubare qualche aneddoto, qualche cosa del dietro le quinte dei nostri ragazzi, insomma. Perfetto, gentilissimo Stefano, come sempre, grazie e buon lavoro. Da quando seguiteci. Grazie, ciao.